Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi abbiamo due ospiti, come potete vedere. Lui è Mirko Macina, in arte Mirko Murk. Ciao a tutti i followers di Mare Montemurro. Yeah. E mentre alla mia destra ci sta Antonio Colangelo e per gli amici lui è Antonio Colangelo. Ciao a tutti. Oggi vogliamo parlare della canzone che sta spopolando ormai sul web in un giorno, meno di un giorno, ha già 60.000 views, una cosa stratosferica, e la canzone si chiama Amate, che sarebbe a Matera, però tagliato, visto che il Matera ha questa simpatica non finisce le paro caratteristica quando pa. E quindi vi diremo insomma come è nato il progetto e quali sono state un po' le vicissitudini che si sono susseguite. Va bene, sigla. Cantare in libertà. Bene Mirko, com'è nata questa idea, questa canzone? Allora, dunque, la canzone è nata un po' di anni fa, diciamo. E poi la sua scrittura insomma si è evoluta nel tempo, via via che si evolveva anche la città e le vicende, diciamo, man mano che arrivavano città. Altri collaboratori. Ma, sì, poi tra l'altro sì, praticamente poi con l'idea anche di condividere questo brano, visto che appunto era un brano che parlava dei materani, mi sembrava giusto condividere con amici cantanti materani questa esperienza, e quindi ho iniziato a scorrere la rubrica e quindi chiama uno, chiama un altro, chi non c'è, sì, non c'è. No. Alla fine siamo diventati tanti, no. E quindi il testo poi è stato anche cucito per alcuni, è stato cucito ad hoc in alcune parti su e infatti tu hai messo tanti generi poi all'interno, sì, di questo. Poi anche all'inizio inconsapevolmente poi ci siamo resi conto che all'interno ci sono praticamente tante espressioni della creatività materana, perché c'è il jazz, diciamo, di Saverio Pepe, sì. Poi c'è il cantautorato di Paolo Rene, c'è il rock di Sergio Palombo, di Gigi Scalangelo, sì. Insomma ce ne sono, c'è il reggae dei Roots and Stones, il rap del Wuzu Family, c'è il pop di Mario Montemurro, chiaramente c'è il popular, la popular music di Rino, insomma ci sono tante. Ho guadagnato un punto. Stiamo scherzando ovviamente. E quindi insomma tutto, sì, è stato, quindi poi alla fine è venuto fuori davvero una fotografia del panorama musicale materano, che sicuramente va oltre questi artisti, perché veramente Matera ha un underground musicale davvero eccezionale che andrebbe promosso. E infatti sono d'accordo, anche perché le collaborazioni non sempre sono così semplici da fare, e comunque questa è stata proprio un'occasione in cui ha visto tantissimi artisti materani collaborare tra di loro insieme. Questa è una cosa molto bella. E devo dire che è andata tutto abbastanza in maniera molto scorrevole, cioè nel senso non ci sono stati intoppi, c'è stata una grandissima disponibilità da parte di tutti che hanno sposato il progetto, insomma, quindi è stato divertente, davvero divertente farlo. La preparazione di tutto, tra l'audio e il video, è durato circa un anno, ma perché insomma coordinare tanta gente, certo, insomma non è facile, poi ognuno c'ha anche le cose sue da fare, quotidiane, quindi certo. Mentre Antonio, tu ti sei occupato della parte, diciamo, dell'audio. Esatto, diciamo abbiamo prodotto insieme a Mirko questo brano, lui è arrivato diciamo da me con una bozza che in realtà abbiamo completamente insomma buttato a terra, certo. E l'abbiamo insomma fatta un po' più diciamo dandole un sapore estivo, sapendo che in qualche modo questo sarebbe stato il periodo in cui sarebbe uscita. Ah, okay. E quindi diciamo mio poi è parte dell'arrangiamento ed è appunto di Mirko per la seconda metà in questo senso, e poi mi sono occupato, sì, insieme sempre a Mirko di tutto, ovviamente il processo di registrazione delle voci, insomma di tutti i cantanti che pazientemente si sono prestati a venire in studio a registrare diciamo la propria strofa. Certo. E quindi poi abbiamo messo insieme il tutto, insomma abbiamo finalizzato. Anche perché, insomma, non so se tutti sanno, quando si registra una canzone ognuno può registrare una parte separatamente, esatto, senza stare tutti insieme nello studio, e poi
gente come Antonio capace mette insieme tutte le tracce, e quante tracce? Allora, considerando esatto che erano più o meno 22-23 cantanti tra tracce di arrangiamento e tracce di registrazione, siamo arrivati intorno ai 230 vi assicuro, io se devo montare un video mio, 3 massimo, 230 sono tanti. Sì, in effetti era un po' era allucinante anche io quando vedevo smanettare su queste tracce che andavano su giù, non riuscivo certe volte a seguire. Ed è per questo diciamo che ho avuto bisogno poi di crearmi, in realtà con la scusa di fare questo progetto mi sono creato con la postazione a 3 schermi, insomma, che qualcuno più o meno ha visto. Esatto. Sì, ho dato l'input. Esatto, quindi diciamo l'input è arrivato grazie al progetto, in realtà mi ha svelato anche l'arcano. Poi inoltre, se avete già visto il video oppure se lo vedrete, io ovviamente vi lascerò in descrizione i nomi di chi ha partecipato, il link dove andare a vedere il video su Facebook. Sì, che sono tanti adesso. E poi ci saranno altre piattaforme dove andrà, girerà questa canzone. E nel video si vede proprio un personaggio che è un personaggio tipo il primo materano delle caverne. Si potrebbe definire il primo materano apparso sulla terra. Okay. Che ritorna nella civiltà oppure comunque si affaccia in qualche modo. Sì, l'idea appunto che abbiamo messo in piedi anche con la regia di Luca Cito era proprio quella di questo primo di questo soggetto che si risvegliava nelle grotte del Parco della Murgia e decideva appunto di andare a visitare la Matera attuale, la Matera 2019, diciamo. Dove se non attraversi, anzi, anche se attraversi sulle strisce pedonali, non è detto che ti facciamo passare. Non ti puoi fidare del tutto, devi sempre. È una parte della in realtà, tra l'altro, per la strofa mi piace raccontare questo aneddoto. Non si sapeva se parlare delle strisce pedonali o delle rotatorie. Quindi anche qui apriamo diciamo, un capitolo da tutto materiale. Lo stop alle rotatorie. Comunque, insomma, sì, c'è questo simpatico personaggio che poi si aggira un po' per la città e entra in contatto con i turisti, insomma, sì. E quindi cerca di vivere un po'. È un personaggio capellone barbuto, nudo praticamente, ma detto perché è nudo. Che non era nudo perché c'era una allora, sembra nudo. Una mutanda, diciamo, color carne, appositamente. Era nudo, ragazzi. Allora, qualcuno ha postato anche la foto delle mutande incriminate. In realtà, diciamo, io personalmente ho detto perché non lo fai diventare un'occasione di business, dato che come i centurioni erano davanti al Colosseo mi chiedevano le foto, diciamo, in giro per i Sassi. Quindi signori, voi che non siete materani e verrete qui a visitare i Sassi, troverete Mirko vestito da nudo. Da nudo paleolitico. Non so se c'è, tra l'altro il trucco è durato parecchio tempo, sia per farlo che per toglierlo, perché insomma, sembra facile, non era assolutamente semplice. Certo. Ringrazio appunto qui tutta la troupe, qui sono tanta gente da ringraziare, quindi faccio un elenco e vi conto, oppure potete direttamente scorrere. Ok, scendiamo l'elenco, l'ho preparato perché non volevo saltare assolutamente nessuno. Per la parte audio, tutti i cantanti. Ringraziamo Rino Lo Cantore, Pisello e Pompelmo di Roots & Stone, Domenico Bruno, Maria Teresa De Lucia, Vito Cappuccio, detto Cappu, Mario Montemurro, Sergio Palomba, Chiara Epifania, Nicola Petrillo, Simona Cava, Paolo Irene, Nicky Giaman, Saverio Pepe, Nancy De Lucia, Luigi Scarangella, Bobo Sin e poi c'è un trio della Buzzu Family, Gnappis, Carlo Junior e Vendetta, che sono i ragazzi che fanno rap. E poi c'è stata nel video la partecipazione amichevole anche di Antonio Andrisani e Nando Irene, pronto. E famiglia. Pronto. Per quanto riguarda invece la troupe, diciamo, del video, la regia è di Luca Cito, il trucco è di Elvira Meola, costumi di Marilena Girardi, aiuto regia di Luigi De Pace e Giovanna Staffieri, il parrucco curato da Stile Libero. E per la seconda unità video Ilaria Ferrara, Nicola Bisciotta e Maria Luigia Silvano che ha aiutato al montaggio. Bene. E poi voglio ringraziare anche per le varie location, i vari supporti,
I Due Sassi Caffè, Gattabuia, l'Absonic Studio di Francesco Altieri, la Sala Garden, Ape Vito, che mi ha portato a spasso il video, e poi Ego 55, che cura un po' il discorso della comunicazione del visual. Ah, avete visto? Questo era giusto quanta gente che c'è in questa... Cioè, per fare un video così, ovviamente, il successo è dovuto anche... Ogni elemento collaborato a... Sì, e tra l'altro la partecipazione è stata assolutamente volontaria, perché questo progetto è assolutamente low budget. Sì, sì. Molto low budget. Low budget. Quindi davvero io un ringraziamento di cuore a tutti, perché... Io sono testimone. Non è andato tasca a vuoto. Mi ha detto, oh, se vuoi vieni, vieni. 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 E ho detto, babbo, bene. Tra l'altro, siccome mia moglie è attrice, no? Noi parliamo tutti in dizione, cerchiamo di parlare tutti in dizione, come anche tu. Cerchiamo di fare il nostro di meglio. Fare il nostro meglio. Invece adesso che ho creato questo mostro che va in giro, tutti parlano peggio di prima. Ieri era il giostro, ieri. Amate. Verso... Amma. Anche. Io ho fatto un canale YouTube da un anno, sto cercando di mantenere una rigidità, esatto. E adesso sono amate, va bene, comunque, ovviamente ci fa piacerissimo questa cosa qua. Sì, sì, l'importante è distinguere i due piani. Certo, ogni progetto poi ha bisogno. Distinguere i due piani e soprattutto le finali, bisogna distinguerlo bene. Bene, io sono davvero felice di avervi avuto qui nel mio programma, diciamo, sul mio canale. E quindi salutiamo i nostri amici, come si dice? Salutiamo gli smart ascoltatori. E che dire più, Mirko, grazie per questa, grazie per questa tua iniziativa. Vedete il video. Ovviamente andate sulle piattaforme a vedere Amate. Sì, adesso su Facebook, sulla pagina di MOOC, cioè sulla pagina di Studiantani. Comunque, insomma, alla fine del video ci sono tutte poi le riferimenti. Vi diamo tutti i primi. Ok, grazie ancora, ragazzi. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.